E bentornati in questo nuovo video di spacchettamento su Yu-Gi-Oh! In compagnia quest'oggi, infatti inizieremo a fare le cose in maniera un po' diversa. Abbiamo un roster ufficiale adesso per gli spacchettamenti su questo canale, incredibile. C'è Diego e poi c'è anche Fieric. Purtroppo anche Fieric è entrato nel tunnel di Yu-Gi-Oh! E nel frattempo non ne uscirà più perché non si esce. Cioè, tu puoi lasciare un po' il meta, ma non ne esci mai. Parola mia, parola di Diego anche. L'amore resta sempre. Comunque questo video è sponsorizzato come al solito da Konami, che ringraziamo per averci mandato tanti bei prodotti che vedrete in questo video e anche nei prossimi, perché ne abbiamo davvero tanti. Oggi iniziamo andando a spacchettare subito il deck Shaddle, questo box di combattenti mistici, quest'altro mega box di duelli devastati e poi la vera chicca che loro ci hanno già messo le mani. Fate vedere le OTS, le buste da torneo. Allora iniziamo dalle OTS, perché sennò ci abbiamo messo le mani e anche la lingua. Qua c'è qua c'è il vero tesoro. Ok, dai, vediamo. Allora, me ne date una magari? No. Va bene, allora aprite voi. Allora, ci sono tre ultimate da trovare. Chi becca l'ultimate qua in mezzo? Offre da bere dopo. Sono poche le Madonna, carte. Ma guarda già come si torna indietro. Buco nero. La super. Attenzione, Salaman Great. Ho trovato la super, va bene. Dani, me l'hai fatta al contrario. Come doveva fare? Ve lo fate vedere al contrario, giustamente, poverini. Ecco, ve le faccio vedere per bene. Comunque le avevate già viste, quindi non vi lamentate. Oh, mio turno. Dai, vai, vai, Diego, ci vai. Sarà la ultimate. No. Pagherò da bere dopo? Ma allora, archivista marino, no. La tunica, lo spirito Tenni Visciuda. Ok, vai Fieric, aprine una tu, poi iniziamo ad aprirle a manetta, che sennò qua non ci sbrighiamo più. Io ne sto spacchettando ultimamente di queste. Sì? Va bene. Attenzione, sincro subito. Fratellanza del pugno di fuoco, Gigantes. Spirito Tenni Adara. Mamma mia, Fieric. Con un nome così. Ma come pronunci bene, Fieric? Ma sono abituato ormai. Ma pronunci proprio bene. Io mi frego qualche busta. Oh, ma ladro! Ma insomma, a parte che è tutta roba mia, ma poi vorrei ben vedere. Dai, iniziamo ad aprire a manetta, che sennò qua. Iniziamo ad aprire a manetta, vediamo. Ho trovato un gran Majuda da Eiza. Qua si torna proprio indietro, Ma sta alto. Turbini gemelli. Avete visto? Ultimate? È una delle tre ultimate. Attenzione, se arriva alle mie mani. Fieric, pagaci da bere. Pagaci da bere. Fieric, pagaci da bere. Crociata Leonis, ho fatto due per. Ok. Giocare Leonis. Io raga, per ora l'unica cosa che ho trovato in abbondanza non sono le carte, ma è il sudore che fa un caldo pazzesco. Lo stai passando anche a me. Ok, ho trovato un bel segnalino, segna essere primordiale. Belli quelli, mi piacciono un sacco. Non sbustare le storte. Le token, mi piacciono. Allora, vediamo. Una pendulum. Via il pendulum. Stiamo trovando una bella varietà di robe, un'altra tunica, Machiu. Abbiamo trovato anche l'Exis, che in effetti mancava, ladro del tempo, Redoer. Adesso ci vorrebbe una bella... Il batterista. Okay, e niente. Niente, il terzo, ok. Il terzo. Ho fatto il reset. Io frego sempre dalla parte di Fieric. Bravo. Non si frega il conquilino. Scheletro piatti orchestra. Anche tu. Orchestra, niente da fare. Tunica del mago, Maiku. Un altro. Niente, un altro. Anche io ho trovato un'altra carta Salaman Great. Super. Per adesso. Attenzione. Per adesso l'unica ultimate l'ha sbustata Fieric. E quando mai? Fammi strano. Vedere. Te l'ho detto io. Strano, veramente. Te l'ho detto. Aspetta. Mone trova un'altra. No, c'è Adara di nuovo. Look at that. No. Secondo me è l'unica l'ha trovata lui. Sì, ragazzi. A meno che Dlarz. Niente. Ci ho provato. Diego qua. Io te ne frego una. No, una anche a me. Qualche freccia al mio arco ce l'ho. Niente. Un altro. Ho fatto il playset ancora. Di nuovo. Allora, io te ne ho fregata una la regaliamo a Fieric. Grazie. E una l'apri tu. Vai. Io quella ultimo. Spacciata. Vai. Vediamo. Facciamo che se uno trova l'ultimate adesso si leva il pagamento a Fieric del bere dopo e si dà chi lo trova. Spero anche la trovate voi. Io no. Sono in ansia. Io no, e meno male. Ansia. No, ho trovato un gremmaggio. Fieric, pago da bere. Pagaci da bere. Adesso direi di andare a fare una cosa più in singola. Questo lo apro io. Abbiamo il deck resa dei conti Bambola Ombra. Ma lo sai, Diego, che io giocavo Shadow l'ultimo periodo? Però è stato praticamente l'ultimo periodo prima di smettere. Non sono neanche riuscito. Non sono neanche riuscito a completarlo. Abbiamo questo mazzo prima edizione. Fieric, tu non ne sai niente. Tu mago nero, drago bianco. Esatto. Sì, certo. Forse gli ho elementali anche. Ma dai.
Ah, vediamo subito, una bella ultra rara, è il Bambola Ombra Grista, una fusione ultra rara, very nice. Poi abbiamo Bambola Ombra Apcallone, dove sono quelle che ricordavo io? Tipo Vinda e l'altro Construct, dove sono? Eccolo, eccolo qua, eccolo qua, ultra raro sempre. E poi dopo le fusioni passiamo al main deck, abbiamo Chaos, Vendi, Ariel, tra l'altro Nael Bambola Ombra, e questo invece Ribambola Ombra e Quad Cad Bambola Ombra. Cad Bambola Ombra. Ah, però abbiamo Trappole, questa sempre super, ecco la Vinda, infatti mi stavo chiedendo dove fosse. Shekinaga, questa non la conoscevo. Vabbè, Shadow Fusion. Sì. Mamma mia, quanto bella questa carta. Poi abbiamo le classiche Shadow del Falco, main, abbiamo Falco, Shadow, Riccio, Squamata, il Drago, Bestia, Segugio, e poi iniziamo con un po' di carte Pendulum, Zefra Niaga, Zefra Nucleo. Oddio, cosa ci fa BLS? Perché c'è? E anche un golem di lava. È così sempre bello. E poi un golem di lava. Hanno mischiato con il mazzo Speed Duel, quello di... Ma c'è un dad? C'è un dad, a quanto pare. Perché c'è un dad in me? No, comune. Vabbè, è stato ristampato un miliardo di volte. Coda favola. Chissà se è ancora là il famoso... Certo che è ancora là. Oh, il bel cavaliere dell'Armageddon. Questo proprio... Questa piccola combo mi ricorda il Teledad. Che bei ricordi. Bei ricordi. Quello lo conosco. Fedele della luce, la tartaluga. Magnetica. Dopo i deck leggendari di Yugi, eccola qua, pure Comore, il matematico, Kuri Bandit. Ma però, devo dire, poi abbiamo un po' di carte support, abbiamo una super poli, una Instant Fusion, una fashion. Lure of Darkness, Sepoltura Shock, Fossile Vivente, la Giara. Questa devo dire che ci sta, però l'abbiamo trovata Ultimate, quindi insomma... L'ho trovata Ultimate. L'abbiamo trovata. Vento Perso, Incubo Infinito, fusione Necro. E poi abbiamo ancora altre fusioni, Bambola Ombra, Vendigo, Anoiatilis, poi abbiamo una Link e poi abbiamo queste due belle carte che le diamo a Fieri. Che grazie, sono io Construct. Le butto per terra. Costrutto, sì. Link. Ok. Allora, prossimo, duelli devastati, il mega boxone. Cosa c'è? Non sono solo i duelli a essere devastati in questo video. Allora, anche se il box è gigante e dentro ci sono solo queste due cose, però si usa il meccanismo di quando eravamo ragazzini, ovvero nella tin poi ci metti tutte le carte dentro. E qua direi che svolge il proprio compito. Va bene, dai. Allora, abbiamo prima di tutto i Field Center, questi che si mettono, è presente i nuovi campi da gioco, no? Che ci va il Field Center al centro. Sì, certo, lo sai proprio bene, Fieri, non lo sai. Va bene, comunque, però guarda. Belli. Bello, con Joy, con My Valentine, Amazoness. Oh... Bellissimi. Io ho trovato belli. Pegasus in questo. Hai trovato Pegasus? Eh sì. Ma non mi sembra di avertelo chiesto. Oh, oh! Allora dai, non voglio essere cattivo a aprire tutti i deck. Dai, chi vuole gustarsi io la l'ho già pelli? Aperto. Vai, ti lascio. Faccio io? Ok. In realtà ve lo volevo mollare perché non lo riesco ad aprire. Test del qui non passato. Basta. Vola Diego che l'ho aperto ieri l'altro. Ma Diego, ma tu sei proprio il mio cavaliere che mi apre le cose quando non sono capace, tipo le bottiglie che ti apre le gambe. Tieni, va bene, vai, spacchetta Dani. Va bene, allora andiamo subito a vedere. Dovrebbe contenere carte utili. Sì, vedo tipo Ash Blossom e tutte queste belle carte qua. Io le ho già vendute in un giorno. Bravo Fieric, bravo. Sei solo un commerciante. un Ray Hunter. Orco fantasma e coniglio della neve. Mietitore fantasma e fiori di ciliegio invernali. Ash Blossom, bla bla. Eccola qui, Ash Blossom. Ash Blossom, esatto. Belle fantasma e maniero infestato. Che l'avamo vista anche. Come titoli, è vero, era meglio prima. Tipo, orco. Demone cornuto. Allora, qui abbiamo tutti praticamente tutte le ultra dell'archetipo di Ash Blossom. E attenzione perché il Catastor. Ma da dove? Ma quanto tempo che non lo vedo? Ma infatti c'è. Ma Prionac! Adesso Trishula. Horus metafisico. Trishula c'è. Non mi Black ricordo Rose. In quale, però c'è. Abbiamo Rose. Un bel drago rosa nera. Bello. Ma che bello. Voglio giocare Horus adesso. Ecco, non drago veloce alla chiara. Drago scintilla polvere. Con l'artwork alternativa. Ma e che anche, bello. E anche l'arcidemo. Ah no.
Luce Sfregio, questo è un altro. Ah, ecco, ecco. Eccola! Ecco, qua è il Trishula. Trishula, che io ho sbustato da Arsenale Nascosto, da ragazzo. Arsenale Nascosto 3. Lui su Duel Links spacca. No, io non sempre. Le conosco, ma raccontamene queste carte. Sono delle carte, sono fatte di cartone. Hanno fatto la storia del gioco per questo anni. È il Dueller, se non sbaglio, sì. Si giocava pure in parecchi mazzi. Qualche anno fa, non so adesso, 101. Numero 101, Caster, il moschettiere spaccacielo, Drago Tornado. Poi abbiamo un po' di Link, prendi Underlock, Lanforinco. Sciavola Gaia, l'ombra fulmine. Abbiamo un decodificatore trasmittente. Di Cold Talker, sì. Poi l'esteso. Extend di Cold Talker. Drago Bomba Topologica. Sì. Terrore Saryuja. Saryuja. Il Corvo! Oh, di Crew, voglio giocare Antimeta. Dissimulatore d'effetto. Oh, questa è quella di sinistra è la prima hand trap mai esistita. Poi c'è arrivato l'Effect Veiler qua, il dissimulatore. Poi abbiamo Blocca Portale, sì, c'è voglia di 5Ds. Denko Secca, poi abbiamo un altro. Ma ci sono tutte praticamente foil. Sì, tutte foil. Annullatore di magia, artefatto lancea. Demone della vanità. Old. Della maestà. Dino Wrestler. Il Kaiju, questi sono i mostri Kaiju. Vabbè, ma in controllo. Il cannone a onde soniche. La Super Furia. Sono belle, pure se sono ristampe, sono sempre stupende. Il Cosmic Cyclone. Due Links proprio ci richiamano dalla tomba. Forte. Oh, ma che bella artwork questa. Treno dell'altra dimensione. Con la DD Warrior Lady. Tifone fortissimo anche questa. Da tutte trappole, barriera dimensionale, vento perso. Decreto reale. Che ricordi, pure senza antimagia, abbastanza vecchiotta. Ce ne può essere solo uno con l'artwork penso più bella del mondo. C'è la famiglia di scheletri che viene bloccata ai controlli. Sì. Cioè, fantastico. Microspia, il colpo solenne. Il colpo solenne e riavvio rosso. E questo deck, devo dire, è un bel tuffo nel passato. Che però mi fa sempre piacere. C'è un sacco di roba utile per il metagame. Quindi, se volete giocare, comprate sta roba. Ok, ti prendi tu la responsabilità di questa dichiarazione? Sì. A posto. E per ultimo, ma non meno importante, per questo video abbiamo un bel box da 24 buste con 5 carte, quindi sono i box quelli, diciamo, di transizione, li chiamo io, non sono quelli da 36, avremo anche quelli nei prossimi video. Sono quelli da poveri, insomma. Grazie Fieric, edizione italiana, prima edizione, combattenti mistici, va bene, 24 buste, 24 diviso 3, Diego? Diego? 8. Sì. Va bene, allora 8 bustine a testa. Mi raccomando, metti il meme di io che calcolo. Sì. La mia faccia io che sto calcolando. Sì, perché secondo te io c'ho voglia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno, due, tre, quattro, dammene quattro. Prego. Thank you. Cominciamo. Le hanno usate, sono buone. Sì. Vai, apriamo proprio a oltranza. Cosa dobbiamo trovare? Chi trova l'Ace Monster, la carta davanti? Vediamo cosa riusciamo a trovare, vediamo chi trova, insomma, le foil, okay. Quelle jeans, serie. Guarda, questo jeans. Ah, allora, ci sono tutte super e poi c'è la secret alla fine. Quindi non è che c'è da fare una vera e propria sfida, c'è semplicemente da vedere, insomma, chi trova la secret, quella migliore. Certo, hai vinto perché hai trovato Bocciolo jeans. Di Fuoco e jeans. Certo, perché siamo nel 2005. Sì, ancora metta. Va bene, la mia secret era Dragonzella Cucina. Allora, io come secret al secondo ho trovato Super Fattoriale Matemec. E questa è Dragonzella Governante. Bravo Fieri, guarda, sei l'unico che ha trovato la secret, noi non le abbiamo trovate, sei fantastico. Io ho trovato un mostro e cancello però. Io ho trovato... Bravo Fieri, quanto sei bravo. Lo sto allora, Dragonzella. Mi devi trovare una carta rarissima, fortissima, si chiama Demone Selvaggio. Ok. Oh, che bello, Dark World Dealings. Ah, sì. E poi abbiamo lo Stota Dragonzella. Sapore di 2006. Esatto. Mostro Cancella, Tempest, Signore Benvenuto. L'ho trovata anch'io prima, bravo Fieric, sei riuscito a trovare una carta. Io ho trovato uno dei mostri in copertina. Ah, Jormungandr. Ah, però, bravo Diego, bravo Diego. Una bella Xyz, io trovo la Synchro. L'altro mostro in copertina. Geomatemec, finale Sigma, che è pure in copertina. Anche io ho trovato quella in copertina. Sono tutti e tre in copertina. È questa. Ah, è vero, le abbiamo già trovate tutte e tre le cover. Vabbè, sound. Allora. Abbiamo trovato la cover, basta. Vabbè, ma sono sicuro che... Madrazo, ma guarda che...
Chewbacca Dragon Zero. No, io sono sicuro. Tlarz, ma una certa avete trovato la secret, quella che vale di più del box, e non avete esultato. E vabbè, ma ci sono tante altre cose per esultare nella vita, tipo aver finito di pagare le tasse, essersi... Hai finito di pagare le tasse? No. Io sì, quest'oggi. Induzione morte, Mac. Ah, boss... del fuoco. Diego, guarda cosa ho trovato, una delle tue carte preferite. Dai, vediamo. Dragon delle macerie. Debris Dragon, sono di nuovo nel 2008. Vuoi tornare a giocare Debris Plant, eh? Sì. Geomatemec e Magno. Quindi tecnicamente. Oh no, Diego, non ti far venire strane idee. Ma dai, perché no? Perché poi dopo io ti seguo a ruota. Torniamo se iniziamo. 2008. Se ricominciamo a giocare meta 2008, 9, dai, 10. 2008. Va bene. Poi faccio di sepoltura sciocca. Mando il cimitero dente di leone. Drago delle macerie e vinco. Diamond Dude Turbo. No, quello è brutto. Madonna. Quello è molto bello. Con il, disco, ragazzi, con il comandante disco. Sì. Prima venisse bannato. L'hanno pacciato. Questo... Ah, guarda, ho trovato un'altra. Questo non lo so, è bella questa carta. È bella, Fieric? Ma sei sicuro? Ma nel meta attuale dove collocheresti questa carta? Oh, io ho finito. Voi siete lenti, oh, ragazzi. Aspetta, dai. C'è una bustina attaccata. Bello. Il nuovo attaccato modo dal di... sudore. L'ho trovato anch'io. Io basta. Okay. Ho vinto di la secret. E non ci fai vedere la secret? Va bene. Toh. Insomma. Nidhogg. Boss Generator. Ma ne è un'altra, Diego. Sì, lo so. Ma ce n'è un'ultimo? No. Uffa. Dai. Ultima bustina del video. Vediamo un po'. Adesso vediamo un po'. E perché troverò proprio Horus livello... il bocciolo. Devo giocarlo, basta. Va bene, a sto punto... Hanno trovato un'altra anch'io, te la regalo, Diego. Aspetta. Ma tanto sono tutte mie le carte. La carta magia... Equazione Matemec. Ok, che forse avevamo già trovato, non mi ricordo. Sì, non so. Sta di fatto che per questo video direi che abbiamo finito con tante carte, tanto sudore, tanto caldo. Tanta fatica. Noi ci vediamo ad un prossimo video di Yu-Gi-Oh! Se vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi. Grazie Fieric e Diego per aver partecipato e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye. 3, 2, 1, go!